Max gira. Ci dica, come gli è venuto questo, il genio ispirativo di questa canzone? Ma il genio ispirativo della canzone del C'è è venuta prima di tutto a Francesco Montelli, in arte Montellic, che ha avuto questa idea, direi geniale, di una canzone vera, sulla pace, però divertente allo stesso tempo. Quindi, ecco, che fosse un connubio, un binomio, non solo, ecco, spesso abbiamo ascoltato in passato delle canzoni legate alla pace un po', insomma, anche tristi, no? Invece in questo caso la cosa bella e intelligente, secondo me, che è venuta a Montellic, è stato questo connubio tra pace e divertimento, insomma, e quindi è venuta fuori questa canzone del cielo, una sua idea, un testo elaborato insieme a lui con la musica mia. Ma quando lei registra una canzone, come si sente? Com'è? Le canzoni arrivano. Sentimento. Quando meno te l'aspetti, arrivano e sì, per sentimento oppure. Così arrivano come dei flussi benevoli, quando la canzone è bella ovviamente, quando è brutta meno benevoli, però quando sono benevoli insomma arrivano delle belle idee, belle note, belle canzoni e poi sta al pubblico giudicare. Bene, per questo servizio abbiamo chiuso. Grazie. Altro che decorazioni. Ed è giunto il momento di stare bene. Aspettavo così, non l'aspettavo così, non lo immaginavo, ma la pace che c'è, può ballare anche me, non vorrei ora sa, volare. Abbiamo fatto noi visualizzazione 18. Buono, l'abbiamo fatta noi. Adesso voi la cantate e sì. Mi risulta che voi cantate una canzone che non la sa ancora nessuno, sì. Ma forse la sapranno in tanti, capito? Facile, vero?